Ho convocato questa commissione oggi con l'ordine del giorno appunto con riferimento all'organizzazione e le competenze dell'ufficio urbanistica e ispettorato edilizio del nostro municipio. Sono venuti dei delegati dell'ufficio, la dottoressa Pinelli, che si occupa dell'ispettorato edilizio nello specifico. In realtà sono l'ufficio di supporto tecnico amministrativo dell'ispettorato edilizio, diciamo il bypass e tutto quello che entra per io le lascerei allora direttamente la parola, così ci spiega. Sì, come avevate, ecco, dei quesiti specifici, oppure se volevate un racconto generico, no? Un'introduzione generica, poi probabilmente qualche quesito sicuramente esce fuori. Sì. Allora, l'ispettorato edilizio è diciamo il cuore dell'ufficio tecnico, purtroppo, perché lì passano tutte le cose che vengono dall'esterno, via, supervia, CILA, CIL. C'è una normativa nuova che ha creato delle complicazioni enormi, c'è il nuovo piano casa. È un ufficio che introita parecchi soldi, come sempre le informazioni ai municipi lascia molto a desiderare, per cui poi c'è questo problema che ognuno va per conto suo ed è una cosa sbagliatissima, per cui viene la gente dice, ma come di là mi fanno pagare, di qua non mi fanno pagare, oppure pago di più, oppure pago di meno, oppure qui si fa in un modo, di là si fa in un altro. È un problema enorme in questo senso. Comunque l'ispettorato edilizio è diviso in un ufficio di supporto tecnico amministrativo che appunto vaglia tutto quello che entra e lo distribuisce secondo due zone che sono state individuate. Praticamente si taglia in orizzontale tutto il territorio del municipio, quindi c'è un settore che si occupa della parte di sotto, un settore A e B diciamo che si occupano delle due parti. In più c'è un settore più urbanistica e piani di zona di cui si occupa appunto la dottoressa Benni. Abbiamo poi anche un codicillo che fa parte sempre dell'ispettorato edilizio, quello che si occupa della cosa abitativa per gli stranieri, che non si sa perché rientra dentro Vabbè, perché c'è un parere in qualche modo edilizio sulle strutture che li ospitano. Diciamo che sempre nell'ufficio di supporto rientrano anche tutte quelle problematiche legate al sociosanitario, agli asili nido, i pareri sugli asili nido pubblici e privati a questo punto, le autorizzazioni che poi passano, le determinazioni che poi passano per le autorizzazioni regionali degli ambulatori sanitari, odontoiatrici e quant'altro. In più siamo stati caricati di una serie di competenze infinite, tipo dobbiamo dare tutti i codici Istat per l'ufficio Istat, ci mandano tutti i bonifici che vengono fatti per i costi di costruzione, li dobbiamo rivedere, ridividere, rinviare alla ragioneria, perché il bonifico viene fatto in maniera unitaria mentre ci sono dei costi che hanno tendenze, per cui questo è un altro lavoro da pazzi da fare. Siamo veramente subissati. Per il resto le due zone si occupano chiaramente di via piano casa, di scia, di CILA, di CIL, poi c'è anche il fotovoltaico che rientra sempre nel supporto tecnico amministrativo, tutte le autorizzazioni del fotovoltaico. Vabbè, come ha detto anche lei, purtroppo siamo pochi, il territorio è enorme, fra l'altro un po' per fortuna, un po' per nostra disgrazia, stanno facendo con tutte queste facilitazioni, c'è un'affluenza di richieste pazzesca, c'è tanto lavoro. Poi ci sono i progetti, ovviamente i permessi di costruire che le due zone devono verificare,
e tutto quanto, dalla documentazione all'andamento dei lavori, insomma. In tutto questo poi ci sono tutti i lavori in cui è coinvolto anche la Polizia Municipale, e quindi controlli congiunti per i vari abusi o per le situazioni complesse, eccetera. E what else? Che più ne ha più ne metta. Quindi siete in tutto? Dunque, ci sono per ogni zona un responsabile e due tecnici. Quindi A e B, le due zone? Sì, A e B hanno un responsabile e due tecnici. Nella struttura di supporto siamo veramente nelle veste, perché ci sono io che poi mi dovrei occupare di tutta la parte tecnica, di un profilo tecnico. In realtà, siccome c'è una sola persona abile come segreteria, più una persona inabile, che devo dire però lavora e supporta, più un'altra persona che ha ben 6 giorni di 104, per cui alla fine facciamo tutti un lavoro amministrativo e tante cose restano indietro, perché proprio non ci si arriva fisicamente. La segreteria è potenziata, che è il cuore di tutto questo ufficio, e non si riesce a trovare delle persone in grado di lavorare. Mi dicevo prima che eravate anche senza PO. Siamo tra l'altro senza PO, la PO per l'ispettorato è stata tolta, e quindi sarebbe ad interim del dirigente. I rapporti con l'UNCID o con il dipartimento, come dicevo, sono un po' complessi, diciamo che i colleghi se le risolvono un po' con telefonate private, perché se cominci a scrivere e chiedere pareri prima che ti rispondano passa una vita, anche se adesso nell'ambito di un progetto di obiettivo si sta creando uno sportello online per tutti quei siti complessi, però, cioè quindi per quelle problematiche in cui poi tutti i municipi potrebbero, diciamo, discutere e poi prendere una decisione univoca su delle problematiche che possono essere comuni a tutti. L'avvocatura, che dovrebbe essere un altro punto centrale per poter avere un supporto, anche lì probabilmente hanno gli stessi problemi nostri, comunque prima di avere una risposta, se ce l'hai, eccola. Ciao, prego, prego. Dato che l'architetto Benny è l'altro, diciamo, invitato per quanto riguarda l'ufficio urbanistica del municipio, così abbiamo un quadro più o meno completo per quello che riguarda la nostra commissione. E io avrei una domanda: se c'era qualcosa che si muoveva per la semplificazione nei pagamenti da parte del dipartimento, oppure se ci sono accorgimenti che il municipio può adottare in parte per snellire il lavoro dell'ufficio, in parte per anche un maggiore, diciamo, possibilità di controllo che facilita anche il lavoro dell'ufficio stesso, se si è mosso qualcosa in questo senso. Ma sui pagamenti, vabbè, adesso tutto quello che è il costo di costruzioni, contributi straordinari, monetizzazione, sono fatti con bonifico, che da una parte facilita il cittadino, dall'altra, ripeto, noi ci mette. È una condizione, sì. Adesso stiamo studiando un modo perché queste cose possono venire inserite subito, in modo di non dover poi ricercare le pratiche, rielaborare, quindi ci stiamo organizzando all'interno, diciamo, in maniera semplicemente coerente. Ci sono proposte comunque che possono essere direttamente fatte dal municipio stesso per semplificare questa materia? Ma un'altra delle problematiche, per esempio, che non ci hanno mai risposto, motivo per cui poi vengono fatti, perché in realtà il costo di costruzione potrebbe anche essere pagato da noi, così come l'urbanizzazione, eccetera,
ma non si può fare perché c'è una divisione a monte su capitoli in percentuale a cui nessuno ha risposto. Noi abbiamo fatto un quesito, l'abbiamo ripetuto, nessuno ci ha mai risposto, per cui noi non facciamo più pagare queste cose all'interno, perché non si sa in che percentuale debbano andare da una parte o da un'altra, cioè l'organizzazione primaria, secondaria, c'è tutto un problema, titolo primo, titolo secondo. Però diciamo che questa è una cosa che non dipende da noi, se dall'alto non ci spiegano. Dopodiché non saprei, cioè con il pagamento online anche delle reversali dovevano semplificare, in realtà si è complicato perché poi sono molto chiuse, cioè non puoi più muoverti con una certa. No, il bonifico poi fra l'altro non vuole neanche controllarlo. Sì, poi si è anche scoperta questa cosa. La promulazione poi vanno e annullano il bonifico. Entro due giorni tu puoi annullare il bonifico. Per cui noi questo però non ce la facciamo. Il vecchio caro bollettino. Il bollettino che tornava e mettiamo il timbre era una cosa che. Lo so, però loro hanno una grave della quota, quello che ho capito, perché il bonifico arriva in un'unica soluzione e quindi voi dovreste anche scorporarlo per le varie voci. Non solo, ma il bonifico arriva in ragioneria, la ragioneria ci manda a chiedere come va il bonifico. Noi poi a ritroso dovremmo vedere quelli che ci hanno mandato rispetto a quelli che a noi risultano pagati ma che poi non sono stati pagati. Cioè, è tutto tempo ma che si toglie. No, ma poi ci sono anche le rateizzazioni, no? Perché si poi la possibilità di rateizzazione da norma, proprio da norma. Ci dovrebbe essere la DD, cioè non c'è la gente, ci vorrebbe proprio un ufficio, ragioneria che si occupa di tutte queste cose, perché se no tutto non è lavoro così, in capo a voi tecnici che magari no, poi non potete sbrigare. Ma visto che abbiamo questa non è tecnica, allora noi abbiamo ad oggi una UAT dove è stato potenziato anziché la parte tecnica, la parte amministrativa, che allora dovrebbe assorbirsi certi compiti, certe situazioni, non soltanto affari complessi che poi sono i finanziamenti regionali che arrivano una tantum e che poi pure lì non riusciamo a controllare perché vengono gestiti da sopra, ma l'appalto è delle scuole, il RUP è un altro, mentre la PO è un'altra, e parlo dell'amministrazione, non della PO tecnica scuole, parlo PO amministrativa, che prende i soldi e decide gli appalti con i fondi regionali. Quindi allora a questo punto usiamola ancora di più questa UAT amministrativa, no? con compiti diversi, anche perché è super dotata di segreteria, sono 2-4, cioè all'attivo 5 persone quella PO amministrativa, che forse sono sproporzionate. Noi la Spinelli nel suo ufficio non può fare tutto, noi tecnici ci possiamo mettere a controllare, tanto meno lo stesso dipartimento sta proponendo adesso una specie di sistema, nel senso che noi anziché ogni volta farsi i conti, che poi non vi dico quante interpretazioni a persona, ma che un tecnico interpreta in un modo e paga in un altro, un altro paga in un altro, no? pure gli oneri del piano casa, c'è chi fa il 20%, poi si prende su quel 20% di cubatura, ci ricalcola il 10%, quindi anziché succede 20% di 100 diventa 120, poi il 10% in più di cubatura su 120, allora glielo devi correggere. Su questo non magari puoi fare richiesta al Dipartimento di mandare delle circolari esplicative quando no, si tratta di mettere. No, esplicative è esplicata, solo che la furbizia poi, diciamo, no, la ma è sempre in gioca, giocano pure sul fatto che c'hai troppe pratiche e che c'è un margine di incertezza. Anche no? Quindi tu alla fine anche sulla circolare, sulla circolare che spiega la norma, no, resta sempre un margine. Lo stesso Panetta e infatti dicono, la circolare Panetta dicono che appunto dovranno poi mettere mano al testo unico del 2001 perché non va più bene e cozza contro delle asserzioni e delle leggi regionali e delle stesse nostre normative urbanistiche. Quindi è proprio un caso a monte, se vogliamo, no? C'è qualche intervento sull'ispettorato edilizio nello specifico, perché poi io vorrei lasciare la parola all'architetto Benni per una panoramica su quelle che sono, oltre all'organizzazione, le competenze dell'ufficio urbanistica del municipio.
e allo stesso modo quali sono, diciamo, i rapporti rispetto agli interventi di urbanistica sul territorio con i vari dipartimenti competenti. Io volevo sapere che cosa potevamo fare noi per voi. Cercare di potenziarci, se è possibile, perché... In particolare dal punto di vista, diciamo, amministrativo, se abbiamo capito bene, quindi con personale amministrativo o addirittura l'istituzione di una più amministrativa ad hoc. No, dedicata a l'amministrativa che non c'è. Sono in esubero, no, quella si chiama UOT, no, UOA, si chiama UOT, e l'OT invece è poca, no? È poca in tutti i sensi, compreso che non c'è un capo che possa avere le capacità professionali di discernere, di dare orientamenti e indicazioni, perché uno può pure sbagliare la norma, però dice questo municipio la interpreta così, fa una circolare interna e dice noi ci attestiamo su questa cosa, invece comprese le sanzioni noi applichiamo, cioè io prendo le sanzioni e dobbiamo ridare i soldi ai cittadini, perché un'organizzazione, il collega l'ha calcolato in un altro modo, quelli rivendicano perché stupidi non sono, girano quasi tutti con gli avvocati. La figuraccia la fa pure la disciplina edilizia, perdono i ricorsi al TAR, però non c'è una penalizzazione se viene perso il ricorso al TAR. Allora, gente che dopo 8 anni si vede espropriare la pratica in un mese, perché nessuno ha messo o ci ha messo le mani per capire dove hanno sbagliato, noi abbiamo sbagliato, l'ufficio, non il privato, e lì a restituire 7-8 mila euro alla gente. Però invece sì, io da quello che so nella riorganizzazione degli ultimi anni della PA, della pubblica amministrazione, sono state individuate delle precise responsabilità in capo ai dirigenti e a coloro che devono gestire gli uffici. Se mi vado a leggere le varie leggi Brunetta e tutte le riforme sul testo unico del pubblico impiego, allora non dicevo, più che noi sicuramente come consiglieri, come consiglio possiamo dare un indirizzo in questo senso, probabilmente c'è, cioè, l'organizzazione degli uffici, sapete bene che per la divisione dei poteri nell'ambito del municipio spetta maggiormente al direttore e al dirigente, che è responsabile anche in termini di performance, di valutazione dei risultati e di tutto questo. Quindi da quello, cioè, quello che riesco a capire dai vostri discorsi è che comunque c'è una carenza di organizzazione, no, sotto un certo punto di vista. Di personale, ma anche di organizzazione, no? Ma oggettivamente c'è carenza di personale, però questo è un problema a monte che c'è sempre stato, però è pure vero che poi c'è una morale, no, interna, no, nostra, dove c'è chi si fa in quattro per supplire, ma lì dove poi puoi dire scusa la responsabilità, puoi scegliere tu al posto mio visto che sei dirigente, ah no, io sono strano ai fatti perché io ho troppo da fare, messo per iscritto e mandato a Bertola, questo, non che lo sto dicendo così, è strano ai fatti, non so cosa succede all'ispettore dell'edilizia, come sei tu il responsabile dell'ispettore dell'edilizia perché non ce la più ho. Il direttore deve intervenire in una cosa del genere, quando tu dovresti sapere più di tutto come funziona l'ufficio tecnico, perché non è assente la posizione organizzativa. Scusa, quando lei fa riferimento a questa cosa, del dirigente che dice sono strani ai fatti, visto che non avete la PO, lo scrive. Non ha chiesto bene, è arrivato in ritardo, io le devo, la seduta è registrata. Sì, no, ma io queste sono... Ha parlato di cose scritte e protocollate. L'avviso per correzione. Io davanti a tutti voi, e poi queste sono problematiche ribadite. Visto che voi non avete la PO, chi è il dirigente, cioè dopo la PO chi c'è? Il dirigente sopra la PO, Adamo, che è il capo di tutto. Allora lui non essendoci, è vero che chi, diciamo, fa la fase conclusiva del lavoro dell'OT è il direttore, però è anche vero, è il direttore nell'ambito della, diciamo, dell'organico dell'ufficio, però è anche vero che il fatto, possiamo far poco, ma riscontrare il fatto che l'ufficio sia depotenziato, forse una richiesta di supporto affinché
l'UOT funzioni come debba funzionare, magari come indirizzo può uscire dalla. Io ribadisco che secondo me è pur vero che magari avranno anche una carenza di personale, ma che la pubblica amministrazione deve tendere a un'ottimizzazione. Appunto. Si parla di efficacia, di efficienza. Appunto. Cioè stabilire le risorse impiegate vanno sempre rapportate agli obiettivi che ci si pone, sono alla base del principio principi del diritto amministrativo, ci riempiono la testa di efficienza, efficacia, appunto, economicità, buon andamento, buona amministrazione. Sono parole proprio per l'andamento, diciamo, imparziale e quello di efficacia, di economicità a cui fa riferimento la pubblica amministrazione. C'è pure un principio di responsabilità che implica il fatto che vi siano, diciamo, tutti a tutti i livelli vi siano delle figure che possano dare indicazioni e a cui imputare la responsabilità, con poteri sostitutivi anche oggettivamente, voglio dire, senza bisogno che abbia preso parte al procedimento, è una questione anche di gerarchia, voglio dire. Comunque l'architetto ci diceva che in alcune pratiche il municipio è poi dopo anni, no, deve restituire dei soldi, c'è anche una responsabilità e un danno erariale, voglio dire, non c'è solo un'omogeneità anche nel sanzionare, non c'è, perché non si può demandare ogni volta al tecnico singolo, perché appunto anche l'ispettore singolo ha dei range, no, dove può oscillare con margini di interpretazione normative, per quello, perché la legge è non ambigua, ma dovendo fare una casistica poi non prende tutta la casistica e quindi tu devi fare per comparazione, no? Per comparazione, allora io lo faccio in un modo, lo fa in un altro, poi però quando arriva un tecnico e si vede, diciamo, tra virgolette sanzionato due volte perché la prima sanzione non è giusta, li rivuole quelli della prima sanzione perché versa anche la seconda. Ah, poi no? Adesso sta subentrando anche il rimborso degli oneri pagati ma non utilizzati, cioè quando rinunciano, c'è pure questa che magari diversano strada facendo, li tirano si occupa solo di questa parte, specialmente il piano casa, anche con le molto meglio sì, perché i costi molto elevati finiscono e poi li tirano. Io volevo sapere solo una cosa, voi comunque all'ufficio avete tutta la documentazione che si presenta anche al dipartimento, cioè vi spiego, per i permessi di costruire e il referente principale del dipartimento, sì, non siete voi, quindi quelli vanno consegnati direttamente lì, a voi viene mandata una copia per conoscenza, quindi comunque non solo per conoscenza, perché poi dovete fare il monitoraggio, il controllo, quindi noi era una cosa relativa, così, diciamo, al nostro mandato, per fare un accesso agli atti possiamo venire direttamente da voi senza dover andare in dipartimento su determinate pratiche. No, perché noi non dovremmo darle in realtà, non avendo il fascicolo completo. No, perché non avete il fascicolo completo. Noi per esempio una copia grafica, che la chiamano quarta copia, quando poi in realtà magari è oggetto di convenzione e la convenzione non è gli atti d'obbligo, le convenzioni, tutto quello che è la documentazione di supporto noi non l'abbiamo. No. Quindi la documentazione è solo parziale. Avete solo un disegno che vi consente, diciamo, di vedere se poi di fare un monitoraggio, un controllo. Andando sui cantieri poi probabilmente verificano chi ci sta, se quello che succede, insomma. Rispetto diciamo all'indicazione di quella parte della documentazione parziale che arriva a voi, se in qualche modo fosse sistematicamente girata in una delle commissioni a lavori pubblici o urbanistica, noi potremmo fare ulteriori accertamenti poi chiedendo al Dipartimento, certo, la parte della documentazione mancante, anche perché quindi ci sarebbe la possibilità di richiedere questo tipo di collaborazione con l'ufficio e farci, sì, diciamo, anche se passare. Dovesse venire a vederla in loco, perché noi non siamo in grado di fare le copie, ok, quindi vabbè, però poi quello che è in archivio adesso è esterno, va richiesto e fatto ritornare, noi abbiamo le cose in corso. Fino a che anno già è stato mandato in archivio? Valgono tre anni le concessioni, a parte i rinnovi eccetera, quindi diciamo che le cose degli ultimi tre anni si possono scansionare eventualmente, no? Ne hanno quindi vanno comunque visitate. Allora si potrebbero fare delle foto.
ma credo che la difficoltà è proprio fare la riproduzione a questo punto, perché se non possono essere né fotocopiate né funzionali, sono Ferrari, una bella macchina fotografica, no, vengono sempre Ferrari troppo grandi, infatti per fare quello che ci sono interessati ci sono dei tavoli fotografici dove tu metti tutto il disegno della nazione ortogonale, viene recuperata l'immagine, rientra nelle competenze oltretutto anche a posizionare pratiche delle scene online nel SUAP, quindi la legittimità urbanistica delle attività produttive. Sì, poi mi sono dimenticata, tra l'altro oltre ad essere responsabile di questo settore, cioè praticamente tutta la parte del commerciale che sta lì e giace, perché so che insomma non vengono popolate completamente. Non è possibile. No, infatti è per questo io proprio oggi sono andata alla dirigenza, fatto e guardi, o se le riprendono i tecnici, io non ho più il tempo per farlo. Riesco a fare solo quelli che poi si riscontrano quotidianamente. Infatti c'è anche un incontro adesso. Cioè si avvia un'attività magari senza avere la legittimità urbanistica, questo è un dato. Diciamo che adesso quelle vengono fatte su una dichiarazione online dei tecnici, quindi è responsabilità anche del tecnico di fare la scia. È anche vero che il SUAP secondo me non ci dovrebbe mandare tutto per verificare, perché è una pazzia, ci mandano le volture, ci mandano... alla fine perché uno non sa che forse andrebbero, non è possibile, come, come poi viene addirittura richiesto di nuovo l'allaccio in fuori alle stesse procedure, sì, che sono questa è mentale, questa cosa è mentale, perché in realtà se c'è una abitabilità, una palazzina, anche il negozio che già aveva un'attività commerciale, io ho già l'allaccio in fuori, no, per dire regolare il certificato, poi magari non compare proprio il foglietto del ho scritto certificato, gli si rifà fare la fogna, mi sembra un abuso di potere, scusate, io l'ho sempre detto ai miei colleghi che si occupano di fogna, perché io ero responsabile delle fogne, quindi non, cioè, ma non per quello, ma perché un buon senso lo fa intuire, no? Allora, proprio per il principio di semplificazione della pubblica amministrazione, prima citavate le autorizzazioni alla realizzazione delle strutture sanitarie, no? Che poi vanno alla regione per avere opportuna altra prassi nebulosa, proprio sì, per riuscire a capirla ci abbiamo messo 3 anni e ancora non l'abbiamo capita bene, perché poi le risposte che ti mandano sono più nebulose della norma. Sì, io adesso voi è chiesto, diciamo, proprio di verificare il sistema urbanistico delle strutture destinate e dobbiamo fare una DD, cosa che non esiste, cioè è una parte della legge regionale che sì, però poi è distinta in diciamo attività polispecialistiche e monospecialistiche. Sì, poi devi decidere tu se sono sottoposto, me lo devono dire loro se è sottoposto, no, o meno. Domanda, esatto. No, dovreste voi chiedere alla regione il noi dobbiamo mandare il parere compatibilità, però poi loro ci sono una serie di cose che sono esenti, però non siamo noi che possiamo decidere se quel tipo di attività rientra nella fascia A, rientra nella fascia B, ma noi non siamo medici, non abbiamo la competenza per decidere queste cose. Adesso per esempio c'è un laboratorio per le lastre, come si chiama? Radiologico odontoiatrico, il che rientra, abbiamo mandato comunque per il parere di compatibilità per vedere, dico, vediamo che ci dicono, una risposta che non si sa se rientra, se non rientra, prima ci dice che non dobbiamo farlo, poi ci dice che lo dobbiamo fare. Io adesso stamattina ti devo telefonare, al giudice, scusami, dite questo che cosa deve fare, perché è un mistero. Certificati tipo per esempio l'agibilità, no, un nuovo problema che non si riesce, ma non è la regione che dovrebbe chiederlo direttamente a voi e di produrre eventualmente una documentazione tecnica di questo tipo? Allora l'agibilità viene rilasciata al dipartimento, l'ufficio tecnico del tramite comunque l'ufficio tecnico del comune, oppure perché viene sempre chiesto apposta, no? Sì, 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 no, ma esatto. Però nella, per esempio, predisposizione dell'autorizzazione viene chiesta anche l'agibilità, non sempre questa è disponibile da parte del richiedente, proprio per il principio di semplificazione
dove non si devono rilasciare certificati rilasciati da, sempre dalla pubblica amministrazione, dovendolo essendo chiesto dalla regione, non è il comune che deve. È la regione stessa, dice. Sì. Però così si allungheranno anche la regione. Infatti, io gli ho mandato questa cosa 3 mesi fa, ma mi ha risposto adesso per dire che non rientra, cioè stanno le idee che il cittadino è meglio che si spara. Noi siamo lenti, ma gli altri ci battono. Ma adesso appunto con tutte queste pratiche che le attestazioni, le autocertificazioni le fa tutto il tecnico, quindi in pratica la responsabilità sta al tecnico che vi consegna la pratica. Voi avete quei 60 giorni di tempo per verificare se quello che è stato dichiarato è veritiero o meno. Nel momento in cui passano i 60 giorni praticamente potresti agire in autotutela, però mi chiedo, cioè quindi voi ogni pratica che viene presentata da voi, CILA, CIL, eccetera, eccetera, andate a guardare, andate a verificare i requisiti, le vagliate tutte, perché io ho visto che avete cartelli nell'ufficio in cui si dice appunto il tecnico non. E quello giustamente il tecnico non dà informazioni, deve solo prendere la pratica e prendere, invece poi di fatto io mi rendo conto che non è così. Prima così, in realtà guardarsene mentre le presentano, che poi verificarsene dopo, poi gli devi scrivere. Esatto, quindi voi per devi spendere per fare raccomandate. Okay. Per snellire il procedimento, per non incorrere in situazioni di questo tipo, cercate di guardare la pratica prima che venga presentata. È pure vero che non li puoi obbligare a farti dei bisogni. Perché tanto loro dichiarano. Poi la vuole presentare, la presentano, eccetera. Poi io, come dice la dottoressa, si può lasciare a sé, no? Perché praticamente è il tecnico stesso che prende la propria responsabilità. Poi arriva magari una segnalazione, un esposto, il vigile vuole che tiri fuori quella pratica CILA, CIA, e te che non l'hai vista, perché sul principio del fatto che il tecnico è responsabile, e ti dicono l'hai non vista perché in un certo senso ci acconsente. No, quindi c'è pure questo aspetto. Vabbè, però la norma è chiara, la norma è chiara, la responsabilità è chiara. Scusate un attimo, io chiederei a questo punto di fare un panorama, una panoramica sul quello che è il lavoro dell'ufficio urbanistica. E quindi con le competenze e quello che dicevamo qui prima, diciamo il rapporto con il dipartimento. Per poi porre le altre domande, anche per avere un quadro completo e chiaro. Dal punto di vista l'ufficio urbanistica in sé si riduce, tra virgolette, a una conoscenza della persona, diciamo, sulla materia, no? E a quel punto, per ogni volta, diciamo, che ci sono conferenze di servizi, escludendo quelle commerciali, del Dipartimento Ex Ottavo, insomma, ci vado io, insomma, vengo cooptata, è delegata, vengo proiettata, no? Lanciata nelle conferenze dei servizi. Poi, siccome in realtà, ripeto, c'è uno spirito di solidarietà in ufficio alla fine che domina, no? C'è pure una specie di volontà di collaborazione per almeno alcuni uffici, no? Parlo. E si scoprono in situazioni in cui magari l'urbanistica l'urbanista che ha assistito a quella conferenza dei servizi, poi non viene magari convocato su un incontro perché riguarda l'ufficio strade e ambiente, va la PO dell'ufficio strade e poi bisogna riconvocare la cosa, che quando si scopre che lì a fianco magari c'è un intervento urbanistico prossimo, che insomma in tempi brevi verrà realizzato, che non può viaggiare da solo ma deve parlare con quello a fianco, no? Di progetto, no? Proprio con termini proprio. Allora, questo che significa? Che a un certo punto non c'è, non dico un tavolo di lavoro che noi, almeno io con l'ufficio strade, ma più nella figura senza dire, diciamo, l'ufficio strade, c'è una volontà di mettere insieme urbanistica e altre cose, che non è una materia a sé stante come un fantasma, mi sono levato l'impegno di mandare qualcuno alla conferenza servizi, ma è piuttosto sinergico, no? Lavora con altri interventi.
e soprattutto perché fra un po' noi dobbiamo consegnare, la UOT deve consegnare il piano urbano del traffico, che è un piano locale, no, che alcuni dipartimenti, alcuni municipi hanno già attuato, diciamo fatto, pianificato con la collaborazione di alcune figure della mobilità, e noi no, noi ancora no, ma perché è un cocktail, ancora non è tutto qual è la tempistica? Stiamo arrivando all'osso, saranno gli sgoccioli, infatti c'è un collega che si è sempre preoccupato, le date non le so perché lo segue il collega Rodolico. Ah, ho capito. E lui mi sta tampinando per questo motivo, perché mi dice però ci dobbiamo mettere al tavolino, perché sennò io vado lì e mi ha fatto a leggere delle relazioni di incontri che ci sono stati, no? In cui appunto ognuno, come avviene la necessità di evidenziare la mia abilità o di evidenziare poi le ubicazioni future di sviluppi urbanistici. È congrua una all'altra, nel senso tu vai a chiedere un potenziamento di un'area viaria lì dove sai che ci sarà un'approvazione di un accordo di programma, di un qualsiasi cosa, no? Tanto vero che lo stesso già potenziare quelli che sono stati già fatti, no, senza potenziare, che è, questa è una polemica, diciamo, che nasce pure questa a monte, perché per esempio chi si è fatto promotore di certi accordi di programmi pure di notevole intensità di molti metri cubi insediati e residenti, non ha contemplato, per esempio, perché erano dei bagni, non ha interpellato proprio l'ufficio del piano regolatore viabilità a via Kennedy. Torresina magari? Guarda, Torresina forse è quella meno dannosa. Ah, ecco, per figurare un piano. Perché qua si parla proprio di accordi di programma con l'Urlucchina, poi sotto Casalotti e Mazzarugo nessuno considera, invece sono una sorta di accordo di programma, perché uscì un bando chiamato housing sociale, per cui c'erano delle proposte. La libera sull'housing sociale, ecco, mini, dove un privato che si trova ettari di verde, perché per lo standard urbanistico quel comparto doveva avere quel verde, propone con la piano casa l'housing sociale. Fanno l'accordo di programma e non chiamano la viabilità. Allora, anche se il municipio, quando viene convocato per loro, è come la pulce che c'ha la tosse, io invece dico la mia, poi vedo che si affianca un architetto Todde, perché non c'è la Tofani, eccetera, no, sulla viabilità. Perché non puoi insediare, è logica la cosa, no? Altri residenti e caricarli sempre su, per esempio, via di Selva Candida, no? Anche là sotto ci sta un altro accordo di programma. Lì c'è quel pezzetto che sarebbe. Quale? Quindi Cremolino, la Predellina, Cremolino, Casa del Basso, le Predelline che mancano, ci sta un contenzioso, cioè praticamente c'è il curatore fallimentare di Diveroli, perché sì. Diveroli, quando ha fatto il giardino d'Ottavia, nell'opera scomparsa non ha fatto la Predellina che va di là del raccordo, cioè ci stanno un sacco di buchi. Allora, scusate un secondo, rispetto alle conferenze dei servizi e a questo fatto che c'è, diciamo, una mancata comunicazione, sì, quando si tratta di interventi che interessano, ovviamente sono sinergici e complementari, esatto. Quindi interessa quanto l'urbanistica, la mobilità e l'ambiente, esatto. Ricordo qui, e magari le chiedo anche, che sarebbe utile dare avviso in questo caso al nostro presidente, perché ha la delega all'urbanistica, non abbiamo un assessore all'urbanistica, però può lui avere un quadro completo e eventualmente fare da collante con gli uffici, soprattutto sì, anche perché lo la situazione dell'ufficio è questo. Se in quel caso si riesce a mettere il presidente della commissione in copia, perché comunque la comunicazione è mandata al presidente del municipio, perché ha la delega all'urbanistica, forse magari su questa cosa qua riusciamo a fare dei passi. Infatti, esatto, io anche perché le chiedevo anche del dipartimento, sì, che quando convoca assolutamente, quindi vanno quelli dell'ufficio strade che non sanno che dire. In questo caso riusciamo a garantire magari la presenza nelle conferenze dei servizi, e quindi anche noi avere un quadro e permettere anche alla diciamo alla come la socio di lavorare meglio, che fa la mano sinistra, e poi veramente noi ce l'abbiamo ufficio, lo spirito che si parla al corridoio tra di noi. Già avete ricevuto una comunicazione su questa cosa, cioè su una richiesta di inviare le notizie delle conferenze dei servizi al presidente del municipio?
non lo so. Delle date, no vabbè, ma perché almeno la facciamo male in via ufficiale, inviate anche in presidenza? Non lo so, io domando, è una domanda. Mi sembra che sia in indirizzo, okay, perfetto. L'ultima che ci è capitata, quella di Monteciocci, era in indirizzo il presidente. Adesso mercoledì arrivata quella conferenza di servizi è particolare. E quella è particolare, però, sì, però non so se quelli ordinari, diciamo, non sugli vengono mandati di programma, vengono mandati sulla mail. Sono poste quelle di sì. No, urbanistico, certo. No, parlo delle altre conferenze di servizio. Vabbè, per fortuna alcune delibere sono state già revocate, almeno quelle sugli ambiti di riserva, così ci siamo tolti un po' di roba. Tra l'altro una conferenza dei servizi su scusate, c'era una conferenza dei servizi su Ottavia Lucchina che mi dicevano avesse partecipato lei. C'è qualcosa che possiamo sapere qua in commissione per capire qual è la situazione di Ottavia Lucchina? Scusate. Non mi ricordo, sono proprio i numeri non me li dico perché non rammento i medici pubblici, non rammento quindi gli insediati. So soltanto che essendo esteso. Perché io non conosco neanche l'oggetto e quindi credo neanche. Guarda, è un quadrante che ad oggi viaggia dietro Viale Stare Sperani, sì, è compreso nel raccordo, dentro al raccordo. Quel quadrante. La conferenza quindi era su. L'oggetto della conferenza. La conosco proprio. Era giusto questo. Ok, l'oggetto era Ottavia Lucchina. Ok, perfetto. Di conseguenza, quello che ha un potenziale verde a servizi significa che ci si possono fare punti di scoro, punti recettivi, alberghi commerciali, case di case. Come si dice per le culto, no? Sì, quindi sia chiese che con proprio recezione per le. Sì. Case di servizi in generale. E diventa, si sottrae una parte grandissima di utile, no? Che era partorita dal piano regolatore, no? Perché nasce un tot di verde, a servizi perché è come un mini piano regolatore, alla fine è come una mini zona, un mini piano particolare giallo, è uguale il criterio. Vabbè, comunque vanno in deroga con l'accordo di programma, perimetrano un'area e ovviamente l'utile è alto perché entrerebbero di 1.800.000 euro di oneri concessori, quindi diciamo che il privato c'ha i suoi vantaggi, però poi noi abbiamo un introito di questa portata da 1.000.000, 1.800.000. Questo lo sempre magari si lo verbalizza bene, se un po' più piano su questo discorso dell'utile molto alto. A monte, no, l'accordo di programma diventa un accordo che calato su una situazione ideale, diciamo, dove ci sono accordi di viabilità ottimi. Io non so contro questi, cioè io vado un conto con la mia opinione, no? Ecco, tecnicamente può funzionare calato in un contesto in cui una rete è capace di supportare un nuovo flusso di viabilità, anche le scuole sono sufficienti per i residenti, cioè tutti poi servizi devono essere sufficienti. In quel caso Ottavia Lucchina e le zone di riferimento delle aree verdi che dovevano prevedere, cioè ospitare dei servizi, facevano riferimento a quello che era stato diciamo l'intervento di Diveroli che poi è in amministrazione controllata. No. È un accordo di programma ulteriore che devono stipulare e prevede un intervento era già stato stipulato, che è già quando è stato stipulato più o meno la conferenza servizi in cui l'architetto Todd, quindi la mobilità, la per le negative eccetera, era intorno a giugno, maggio forse. Per cui vuol dire che era già stata messa a punto, io mi sono trovata anche a discutere per dire il dipartimento delle periferie in merito all'indice di edificabilità, come era proprio dato 0,6, tu stavi facendo 0,65, cose ridicole, quando poi c'era l'intervento del tuo complesso, no?
Però io so, cioè, se non ricordo male, che su questa Ottavia Lucchina era per fortuna una di quelle cose che non era passata nelle ultime delibere urbanistiche famose degli ultimi giorni di Alemanti di notte. Coccia, gliela criticò in un modo quasi deludente, perché i progettisti erano divenuti ad un tipo di progettazione così come l'aveva prescritta e chiesta proprio il professor Coccia, che era a capo dipartimento periferie. Si sono trovati in questa conferenza di servizi in cui dicevano, appunto, lui, il professor diceva no, però era meglio 0,6 anziché 0,65, perché avete fatto questo IGE rispetto al monossoide che avevano creato. Quindi, no? Quindi forse perché sapevano che non riuscivano a portarlo in giusta. Che stato prendo è questa domanda della riserva. A noi sembrava di percepito proprio in questa primavera, dopo varie battaglie, anche che quel piano, appunto, quello fosse ormai tramontata come volontà di riportare. No, assolutamente, avevamo proprio scocciato ormai. No, casomai, ripeto, è stato criticato in un modo così, forse per lasciare una traccia di critica più che altro, no? Dopo essere addivenuti all'accordo si fa la critica, no? Però in realtà è recente l'incontro, non è così lontano, parlo del 2013. Anche, allora, ci furono chiaramente le associazioni di zona l'Ottavia, no? Anche il Circolo Partito Democratico si espresse contrariamente a quella realizzazione e quindi che l'avevate in qualche modo confermata? Sì, era diciamo quasi una... Ah no, perché il Comune comunque l'aveva accolta. Bisogna mettere solo appunto una questione. No, io so che sono ferme, so che sono soltanto sospese, cioè nel senso che il dipartimento è stato cambiato di occhio a livello. Sono state fatte la parte, diciamo così, partecipativa, sì. Ed erano state raccolte una serie di osservazioni da parte di comitati, cittadini, tutti quanti. E se era ancora nella fase ultimativa della fase partecipativa, perché poi all'epoca fu rimandata indietro l'ultima cosa, era proprio il 10 di maggio, che era la giornata che finivano l'ultima giunta dell'ultimo consiglio della mano. Si diede parere negativo, il municipio anche si espresse in maniera negativa. Quindi oltre alla battaglia esterna portata avanti dai comitati, dai circoli territoriali, dalle associazioni e dai cittadini singoli, anche il municipio si è espresso negativamente, però attualmente è sospesa questa cosa qua, quindi è per quello che io chiedevo a che stato dei lavori è, perché se è stata riconvocata questa conferenza mai. Quindi l'ultima conferenza di servizio era il professor Boccia, poi è venuto Fonari, se non erro, e poi non so adesso chi c'è, quindi prima delle dimissioni di Boccia. Prima che Coccia venisse. E quando si è dimesso Coccia? Io non ho tutta questa cognizione. Prima dell'estate, prima di. Sì, prima della sciolta della giunta. Quindi è precedente alla sciolta della giunta. Quindi la delibera. Quindi siamo ancora lì. Prima del 10 maggio. Gli ultimi giorni di guerra. Non so, comunque. La tempistica entro cui scioglieranno questo nodo la conosciamo? No, la possiamo prevedere. No, io ho parlato con la Paola Cerobbi, che è un architetto del Dipartimento delle Periferie, che erano loro che avevano detto queste conferenze dei servizi, perché una in particolare mi sembrava che interessava l'assessore alle opere pubbliche, no? Che era quella di via Vaccari per fare la Copanizia, eccetera. Sì. Lì dietro c'è una proposta di housing sociale da parte delle suole, che stanno le benedettine del Sacro Stato. E diciamo inizia a portarsi delle rotonde, perché da solo il nucleo piano particolareggiato Palmarola Salvanera non è in grado di produrre economicamente soldi per, no, come scomputo per la realizzazione di quello che invece è presente nella Casa del Marmo Bis, la stessa dei servizi lì. Sì, esatto. Non ci sono proprio gli oneri, perché molti sono abusivi, no? Quindi quando hanno versato gli oneri all'uscio all'epoca sono andati non so dove, e quindi il calcolo che ha fatto il pianificatore nel piano in realtà non è che ha contemplato il fatto che c'era un canale d'uscita che era la fuoriuscita e non si sarebbero mai più ripresi, anche un accordo di programma, un housing sociale fatto nei termini del piano casa da parte delle suore a noi farebbe comodo per realizzare
quella rotonda e la strada parallela che però la rotonda viene finanziata, verrà fatta dall'agro di Morsasco, quindi sì, di Morsasco. Come sì, però quando io ho parlato con loro, Luz eccetera, mi hanno detto che in realtà riusciranno a fare la rotonda. Io ho visto il disegno, sì, che è una rotondina, cioè domani se arrivano altri finanziamenti, come raccordare la viabilità parallela? Se tu fai una cosa sacrificata, che fai? Smantelli tutto e poi la raccordi più grande perché deve accogliere l'innesto della casa del marmo bis? E ho detto sia a Lozzi che a Cecchetti, quando abbiamo visto, c'erano pure diciamo la Wiz c'era con noi, no? Quando abbiamo fatto questo commento, oppure loro dicono no, allora se uno pensa a un futuro non fa cominci a fare una pianificazione, quindi una forma assumerebbe questa rotonda progettuale, una forma futuro con l'ulteriore urbanizzazione questa che voi prendete. No, io penso, no, per congruenza, tanto comunque verrebbe uno svincolo piccolino, un po' che servirebbe, no? Attualmente soltanto alla messa in sicurezza, esatto. Una cosa serve brava, solo esatto. Perché lì sono forti gli incidenti, sono tantissimi numericamente su quella strada. Comunque progetto di edificazione significherebbe aspettare, no, però se andasse a buon fine quel provento, no? Cioè, si possono sottrarre, possiamo dire, già io personalmente sono contrario a questo tipo di realizzazioni. Il discorso che noi stiamo cercando di perseguire è quello del zero consumo di suolo. Lì è una zona che va tutelata da parco là vicino, non proprio su quel tratto di via Vaccari. Sì, ma lì è comunque sia loro, è la proprietà loro, però non so se inizia lì un po' più giù il parco di Casal del Marmo, dobbiamo verificare. Credo che sia già lì il parco. Ma comunque sia, la tendenza è quella di non produrre ulteriore costruzione, ulteriori cubature in zona. Quindi la rotonda ha una finalità che è quella di mettere in sicurezza l'incrocio, non di sviluppare ulteriori opere di edificazione in zona. Quindi pensiamo ad altro. Però da sola la Casa del Marmo, se veramente si sviluppasse la fascia dei servizi prospiciente il parco, no? Quindi diciamo che lì si è stato derogato il vincolo del parco, non lo so, però fatto sta che è stato approvato, no? Sulla striscia è stato proprio previsto, quindi esente il vincolo, no? Ecco, è pur vero che in qualche modo almeno un allargamento bisogna prevederlo, perché così da sola non hai marciapiedi, non hai frizione, no? La stessa strada attualmente sono l'allargamento è una cosa, la creazione almeno di un'altra strada che porti da un'altra parte intorno a quale costruire altre cose è un'altra. No, quindi pensava, lei non so se presenta il progetto del pianificatore, è una parallela che è fine a se stessa e finisce con un'altra rotonda giù verso Piazza della Palmarola, quindi diciamo non porta da nessuna parte se non tirare attraverso le rotazioni, i flussi rotatori, cioè divide tra la viabilità locale con i negozi e quella che collega a Tagliatelle, perché la progettata di partire non è che è locale. La mia una domanda tecnica proprio sulla questione della rotonda e della catalogo del marmo bis, se ho capito bene. Sì. Oltre all'housing sociale del comprensorio delle suore, ci sono anche altri progetti, se non sbaglio, edificatori su quell'asse lì prima di No, a parte i comparti, no? I comparti però sono oggetto di piano particolare già, quindi già gli oneri che hanno versato sono andati in un fondo comunale che non è mirato a rientrare nel municipio, no? A meno che non li pensi, non le ha, quindi sono non qualcosa è così. Non è così, sì, perché sì. Quando loro non so perché loro dipende fanno dalla convenzione che stipulano, se la mandano, cioè se il fondo lo destinano all'ACU. Allora il discorso è questo: un proprietario di un comparto deve cedere gratuitamente una parte a servizi in cambio di cubatura. Okay, bene, non deve realizzare l'opera, però dice la norma tecnica del piano particolareggiato. Pertanto lui fa questa operazione e ottiene il permesso di costruire. Quei fondi non sono, vengono versati al dipartimento, perché lui questa operazione per avere il permesso di costruire la fa al dipartimento. Quindi non entrano da noi, non entrano, che entrano da noi. Entrano
se stipula una convenzione con un'associazione costruttiva di cura urbano, eventualmente nei fondi viene espugnato di questa associazione, che ha come obbligo, laddove è stata fondata su quel territorio, di riversare i proventi all'interno del perimetro. Sì. Chiaro, non però, è allora parte oggi, di parlo, o, dire, o scelgono il comune, tra però ad oggi, ogni eccezione, io negli anni ne ho viste tantissime, perché il piano ormai ha 5 anni e mezzo, questo piano, dal giorno dell'attuazione, no? E, ne ho viste tantissime di cessioni che l'ufficio periferia ci manda noi per accettazione, ci manda la conoscenza, si invia per conoscenza, e in cui neanche una cessione, che sia piccola superficie o grande, neanche su una è stato realizzato un prato, un parcheggio, cioè quella a cui erano destinati. Guarda, quindi i fondi sono stati versati, non è che voglio fare polemica, ma in realtà almeno questi cedono gratuitamente al comune di Roma, in cui ci hanno rimesso, no, diciamo, i fondi, perché lì servivano veramente, per esempio servivano al trasilo nido, no? Allora lo stesso, l'ultimo comparto di, ed è l'ultimo comparto di Palmarola, ha fatto una proposta e rimane proprio su Casal del Marmo, giù in fondo verso quasi alla piazza della Palmarola, dove c'è tutta una striscia abbastanza snella e lunga di verde. Ha chiesto alla, il comparto è? 34, no, il numero non me lo ricordo, però è proprio, corre parallelo alla Casal del Marmo il comparto, quindi è un po' sacrificato, è stretto e lungo, però stretto per modo di dire. Lo stesso costruttore ha chiesto di, siccome aveva versato già una parte di oneri, aveva detto se poteva con l'altra parte di oneri costruire lui l'asilo nido, farsi come un'opera, come un articolo 11, ecco, per capirci. E lo presentò al presidente, che portò in risoluzione in giunta, diciamo, questa proposta. Poi in realtà nessuno, non si, forse era quasi finito il mandato precedente, no? Comunque per dire. Allora in quel modo forse li recuperavamo, non li disperdevamo, cioè, Però rimaneva comunque queste cose, voi non le potete controllare perché non avete tutti questi allegati al progetto, giusto? Queste sono quelle cose di cui parlavamo prima, che possiamo stanno solamente in dipartimento. Io personalmente le chiedo, cioè, è ancora un progetto urbanistico, cioè, e quindi a lei arrivano. Io poi le chiedo, arrivano come conoscenza, poi quello, la convenzione che manca, io la mia cantiere, quella con il mio cantiere. Io lo chiedo la convenzione per capire loro i tempi e cosa devono. Sì, una richiesta ulteriore che fa il dipartimento. No, che io faccio un punto di piedi, per favore, per non mandatemi al dipartimento a prenderne una copia. Potete farmela avere una di queste volte, ci vediamo, insomma. Ah, quindi proprio allora, costruttore. Sono gentili al costruttore e me ne fornisce copia. Perché se no ufficialmente io ce l'ho al dipartimento, ma ce l'ho. Consigliare Montanari. Sì. No, volevo capire una cosa, anche per dare delle dimensioni. Questo housing sociale che avrebbero proposto, insomma, di cosa parliamo? Allora, perché poi magari parliamo di una cosettina, no, che non è invasiva. Sono abbastanza invasivi. E poi ritorno a bomba, cioè, mica perché io sono distratta prima. Capire di parlavo, se volete vi cerco, diciamo, gli estremi, quello che mi ha voluto dire il dipartimento, però mi sento praticamente la Paola Cerobbi, che è l'architetto del dipartimento periferie, come dicevo prima, io l'ho risentita adesso per il fatto che c'erano altri tipi di asso sociale, così come questo delle suore, c'erano altri privati sotto, andando verso dove Palmarola finisce, si chiama Casalotti Mazzarupo, la zona sotto, no? E erano altre proposte, quelle pure similari, dove approdando al piano casa gli si dà un bonus di cubatura, però devi fare un 25% di housing sociale, questo poi vanno quali altri dice, no? E io l'ho richiamata e mi ha detto che adesso a tutt'oggi non c'è, sembrerebbe, la volontà di realizzare altri medi cubi, cioè di far sfociare questo piano casa, perché poi la normativa della regione è una legge che oggi è in vigore, no? Quindi loro potrebbero continuare a chiedere. Perché i progettisti, i proprietari hanno già investito sui loro progetti, diciamo, e quindi per portare a compimento un progetto a un costo, dice non ha, e se non c'è chiara la volontà la volontà politica di portarle a buon fine, è inutile che per dire scendono a fare gli strutturali, no? Devono pagare lo strutturista, cioè è inutile che vanno avanti se non c'è una risposta politica. Questo mi sono sentita dire della Cerobbi.
Quindi, non abbiamo idea di quelli che... Guardi, mi riservo di mostrarvi quello che sì, no, anche perché... Possiamo chiedere un elenco di tutte queste cose che stanno sul territorio con i dati, la tabella... Quelle future, diciamo, quelle che erano lasciate sospese. Allora, le proposte, volete... diciamo, in corso, presentate, quelle che... servizi, quelle che riguardano quelle che nella zona O, quindi qualcosa c'è... Tipo l'auto sociale legata al pieno d'asa. Sia sociale, sia... Anche questa questione dell'asilo, del costruttore... Quello era un'istanza, sì, che lui dice tanto io sto costruendo. Si potrebbe ancora vedere se la volontà persiste da parte di questa persona sobrigata. Sì, volevo fare un'altra domanda, ma noi gli oneri concessori li incassiamo noi come municipio o vengono versati? No, li incassiamo. Perché purtroppo, perché quella è l'istruttoria che viene fatta al dipartimento, nel momento in cui viene rilasciato il permesso di costruire loro hanno già rilasciato almeno la metà degli oneri concessori. No, ho fatto questa domanda perché adesso mi dispiace che non c'è nessuno, sono un collega del PDL, perché mi era capitato di sentire in alcune assemblee, alcuni consigli aperti, che l'ex presidente Miglioni insomma diceva insomma, che gli oneri concessori venivano incassati da c'è stato da un municipio. Periodo ma non dei nomi questi, non dei comuni, no, però, non di questi, magari ho capito male grandi. Io veniva dai progetti, delle vie, quelle piccole, diciamo che poi adesso vengono incassati al dipartimento PAO, cioè loro versano al PAO. L'ultima domanda? Sì. L'ho visto un po' perplessi, però per noi siete importanti perché siete una massima espressione sul tema. Parlavate della bretella Cremolino raccordo oppure quella che doveva essere fatta già nel 2004? Io parlo di Cremolino raccordo che collega alla parte esterna che porta di là della... No, che ti farebbe entrare era proprio un cavalcavia se vogliamo, no? Passare sulla e non era un'opera hard come quell'altra che hanno proposto Palmarola si interra poi riemerge si interra poi no io pensavo anche all'altra che doveva essere realizzata nel 2004 che era quella casoletta Sperani che permetteva comunque di saltare dall'altra parte e far fluire quindi di ridurre il traffico Casa del Marmo di Onfalo. Dunque anche voi vedete che comunque con queste due opere quella parte lì potrebbe il pianificatore aveva posto questo quella diceva che era un atto d'obbligo della Diveroli l'ultima Sperani Caporezzo. Questo io non ce l'ho avuto come ispettorato, quindi lo dovrei chiedere a un collega. Mi è sembrato di capire questo. C'è un impegno una parte iniziale da parte della CMB che farà una parte iniziale. CMB veramente fa la parte che diciamo la Selva Candida entra di qua. Invece a noi serviva, cioè nel piano dove c'è Giardino d'Ottavio per capirci, c'era una bretella che usciva di là al del raccordo. Quindi sono due raccordi, chiamiamoli così, due cavalcavia per semplici per capirci. Uno è della CMB e quello lo farà la CMB. Quello di diverso, perché poi? Perché prima gli si faranno fare le infrastrutture. Però se hai visto il progetto di Ottavia Lucchina, loro prevedevano un'altra strada diversa che non era la Casoletta Sperani, ma era un altro collegamento. Se ti vedi però era dietro solo però hanno sempre quel piano lì. Non hanno né versato gli oneri e né che hanno fatto non verseranno. No, sono andati falliti, diciamo, per cui c'è il curatore fallimentare e non ha né avversato gli oneri né realizzato l'opera in pratica, no? Quindi la frode fiscale Sì, volevo chiedere un'altra cosa, ci spostiamo un attimo sul territorio in un'altra zona. Tutto quell'intervento che stanno iniziando lì alle spalle del Santa Maria della Pietà di Papillo. Cioè, dal punto di vista urbanistico, in che cosa lo possiamo inserire? È una proposta di asilo sociale, ma è un piano, non è un piano di recupero, non è un programma, non è che cos'è quello? Non ho capito neppure chi lo ha come ispettorato. Vi posso solo dire che a livello urbanistico è diventato città della ristrutturazione. E mi riservo però di vedere il vecchio piano regolatore rosa colore però ma lì non c'era niente di città appunto, della ristrutturazione sì, no, è questo allora lì dove il nuovo piano regolatore mette città della ristrutturazione
e in precedenza il piano del 65 metteva HON, OG4, G3, insomma, il costruttore addiviene in modo diretto alla costruzione con un indice minuscolo, se no dovrebbe scattare il print per avere un indice con un premio, con un, lo chiamano incentivo urbanistico, che cosa significa un premio cubatura? Ma io penso che lì stia costruendo un bel po' di cubatura, quindi come ha fatto a sviluppare tutta questa cubatura se è città della ristrutturazione? Allora soltanto con l'ausi sociale sulle sul piano casa, sulle sui volumi preesistenti. Ma lì non c'è preesistente niente, che su preesistente di che non c'è niente? Non lo so, l'unica cosa che questo può fare potremmo capire. È che non so nemmeno chi lo sono Sì, no, no, questa cosa la dobbiamo chiedere. La discussione sul PRG del 2008 proprio oculare Là il problema è che deve essere una deroga, è previsto l'intervento su via Davide. Ripeto, io non quindi c'è una sovrapposizione, diciamo, dei servizi rispetto al polo metropolitano rispetto a quello che termino, però è pur vero che non era visto, loro stanno una buona pietra, era il verso del marmo che adesso è tombato, no? Tutta quella lì alla clive, c'era cioè perché c'era un vecchio fosso, quella era piccola e l'hanno di fatto diventare rosa, però non possono costruire perché c'è, deve scattare il programma integrale, a meno che non costruiscono con un indice minuscolo, che io non mi ricordo se è 0,1, una cosa. Sì, ma invece lì mi pare che stanno costruendo, o è intervenuta una variante consigliere d'accordo di programma. Scusate un attimo, consigliere Colabello, e poi io direi, dato che stiamo ragionando per ipotesi, di approfondire questa cosa, perché sennò perdiamo tempo. Se avevamo notizie da parte, diciamo, del municipio, va bene, però è stato fatto una conferenza di servizi, c'è un altro collega, è vero, magari lo però torniamo alla questione precedente, se la conferenza dei servizi mi diceva, diciamo, inviata alla presidenza, io adesso, ma certo che sia, non lo so, non sono sicura, però per il futuro, ecco, se procediamo in questa maniera è più comodo sia per noi che da sopra che per voi, perché almeno si ha una visione completa, no, anche perché si interviene in modo e si mandano gli interlocutori, assolutamente, certo. Consigliere Colabello, volevo semplicemente sottolineare che la questione che gira intorno a Santa Maria e alla centralità urbana pubblica è una questione che fu dibattuta in tutta la fase di realizzazione del PRG del 2008, visto che lei dice che vuole andare a rivedere anche il piano precedente alle deroghe, quindi se lì stanno intervenendo hanno fatto una deroga non indifferente a una pianificazione che diceva che Santa Maria era la centralità pubblica e intorno, perché hanno discusso per anni di questa roba, non ci dovevano essere cubature di costruzione di nessun tipo. Però, quindi, però vorrei... basta aprire la tavola 3.09 e si vede che non è proprio tutto così. No, dico, quindi insomma sarà proprio, cioè non è una cosina. No, è per quello che conviene a questo punto con le carte alla mano. È molto urgente però a questo punto. Io non so. Per questo non sono Assolutamente, quindi interveniamo su questa questione specifica, dato che siccome io chiedevo anche una panoramica in generale di quelli che sono tutti i compiti dell'ufficio urbanistica, che cosa si fa, quali sono i compiti, dove si ferma, dove non può intervenire. Posso sapere se è compito loro? Le antenne radiobasse che vengono installate sui palazzi. Chi è che ci ha chiesto questa cosa, che ha mandato una risposta oggi? L'assessore Dani all'ambiente. Allora, noi non c'è. Allora, le richieste vengono fatte al dipartimento, infatti ho risposto in questi termini, è lì che va chiesto l'elenco, perché noi ci arrivano solo quelle che poi, diciamo, a volte vanno a compimento, ma tramite autorizzazioni per, che ne so, i basamenti. Non è che abbiamo tutto l'elenco, ma chiesto al dipartimento, intanto l'ho mandata anche al dipartimento per la risposta di competenza, perché non me la possiamo dare noi. Quindi l'ha mandata al dipartimento per la richiesta del giudice? Ho mandato la risposta a voi e ho mandato la richiesta al giudice. Siccome il dipartimento già gliel'ho chiesta io da tempo, ma quello ormai non gli risponde la mano. Però noi non lo sappiamo, cioè non abbiamo proprio i dati. E avevamo chiesto anche noi, perché fra l'altro noi quando diamo le autorizzazioni degli asili nido,
dovremmo fare il controllo che non ci sia metri sulla di base, siamo in grado di farlo, chiediamo delle asseverazioni tecniche. C'è una mappa perché non lo sappiamo. Ovviamente neanche loro sanno una qualsiasi, nessuno lo può contestare. Se ci dà questa panoramica, così poi chiudiamo. Sì, e io lo so, vedi, che mi date come appunto, vuoi semmai leggerlo il verbale? Cioè sì, posso lo so, perché pure ho segnalato il numero verbale, l'ho fatto tutto, però posso segnalare, avere una loro faccia. No, io mi faccio già tutto, ma io no, la copia del verbale è uno schema a fare, quello che di cui sto parlando io è se adesso le serve per finire questa panoramica qui. No, ma io me ne ricordo il caso. Allora va bene, chiudiamo questa cosa e poi il verbale è finito e glielo mandiamo. Prego. No, allora, quali sono i compiti dell'ufficio urbanistica? Allora, per punti. Beh, se ce la facciamo per, se no, se annuncia questi punti e poi magari decidiamo noi di approfondirne qualcuno e la ricompiamo. Posso fare un inciso così, no? Quando si fa in conferenza dei servizi io non... A meno che non siano, cioè esprimo dei pareri se sono necessari. Viene quindi convocato e quindi parere su tutte le conferenze dei servizi che interessano interventi urbanistici nel territorio, innanzitutto. Esatto. Okay. Intanto sì, la risposta. Poi a livello invece di verbale, cioè di lasciare il parere, perché nella maggior parte delle conferenze loro richiedono al momento un parere apposta e la snellimento della conferenza di servizi alla 241. Se è prettamente tecnico è proprio induttivo, no? Che per forza devi darlo in quel modo, il parere lo esprimo con subito, se ci sono delle carenze tipo le viabilità e quindi l'intervento è in crisi, se venisse solo avallato, sarebbe un danno, diciamo, al territorio, allora mi riservo e di sentire la parte politica pure, per cui io sempre poi mi relaziono con il Presidente, questo faccio, perché ovviamente non è cosa, non basta il parere tecnico, perché il parere tecnico sarebbe spontaneo, quindi dovrei dire no, fa molto, però sopra questo poi ci potrebbe essere un percorso a step che potrebbe portare beneficio, no, se vogliamo, e quindi mi riservo di sentire la parte politica. Poi a livello urbanistico nostro abbiamo provato, ma non è mai andato avanti, a fare un tavolo di lavoro con i toponimi, con i presidenti dei consorsi dei toponimi. Il municipio faceva, non in orario di pubblico, ma faceva uno sportello dove accoglieva, perché poi è così che avviene, cioè perché vengono a chiederti cose, fanno la fila, aspettano per una domanda urbanistica, no? Invece dedicare 2 ore a settimana a uno sportello che riceveva soltanto i residenti dei toponimi, quindi che dissipava dei dubbi, che raccontava l'istruttoria che appunto erano del processo di pianificazione, questo e quell'altro. Diciamo che è stato ben visto e acclamato da tutti i presidenti. Però poi non si è mai stata data attuazione. Non gli è stata mai data attuazione. Esatto, tavolo. No, è stato soltanto è un'idea interessante. Messa a tavolino così, è stato invitato anche un collaboratore, diciamo un consulente nostro che all'epoca era l'architetto Luciano Spera e che poteva servire soprattutto a cosa? Quando ci sono dei toponimi troppo con termine, è vero che ogni toponimo dovrebbe avere la sua chiesa, ma se sono proprio vicini, per dire, no, parlo di un servizio, la chiesa devi sapere e decidere chi la fa, non ne puoi far fare come le scuole, ognuno dovrebbe avere una dotazione di scuole, di metri cubi scolastici, ma non puoi far fare 10 asili nido, no? Allora devi farne uno. Quindi il municipio diventava un interlocutore fra i presidenti a scala più bassa, perché a Torino e Gidi al Dipartimento gli interessa il percorso del toponimo, ma non gli interessa come colloquiano fra di loro sul territorio. Quindi era interessante capire come creare reti fra questi
cioè scendere nella realtà del territorio. E il municipio poteva fare questo lavoro. Lo sportello era aperto a tutti i residenti, ma il tavolo con i presidenti e basta. E non è stato mai realizzato una cioè non è che abbiamo fatto un ed programma. È fallito perché non è mai partito. No, era partito nella volontà. Prego. Allora guardiamo avanti, insomma, non guardiamo indietro. No, esatto. Il vostro ufficio è attualmente ancora disponibile per la creazione ma di questo tavolo? Sì, ci sono le risorse umane? Non ci stanno le risorse umane, no, però, è per quello che io chiedo. La risorsa umana è sempre la stessa figura, nel senso. Sempre tu. No, appunto, ecco, questo era. Se finiamo di far scorrere questa panoramica, perché poi punti noi li possiamo assolutamente approfondire in commissione, se ci dessero questo panoramica elenco delle cose in corso, noi essere per noi anche un problema, non solo questa, la faccio un inciso, prima dell'ultimo cambiamento dell'ufficio tecnico, diciamo, c'era nello staff dell'urbanista anche un altro collega, un geometra che pure si era offerto di seguire questi incontri, quindi saremmo stati in due alternandoci o nonno, insomma, ricevere se volete. Le altre competenze dell'ufficio urbanistica rispetto agli interventi urbanistici? Niente, ripeto, le carenze, nel senso che ci sarebbe necessità di parlare con l'ufficio strade, non tanto con l'ufficio scuole, le scuole lavorano sulle emergenze di ogni singola scuola, ma l'ufficio strade significa ambiente, significa viabilità, significa metri cubi rispetto alla viabilità. Anche per quanto riguarda però i print, dove è competenza ad esempio del municipio, rapporto con noi che è diciamo all'indirizzo politico. No, posso fare, purtroppo prego. Questa è una cosa che io, come ecco, per istinto l'assessore Portaro dice, volevo insomma precisare il tuo ruolo, ma non sbagliando, e che tutta la parte di programmazione integrata, che è urbanistica, come per esempio è urbanistica secondo me anche i contratti di quartiere, anche se hanno dei proventi in parte fino al 40% mi sembra sono finanziati alla Regione Lazio, no? Il resto è nostro, sono stati dati alla UO amministrativa, non all'ufficio tecnico neanche urbanistica, quindi se ne occupa un'altra PO. Anche il print? No, anche programmi integrati, infatti sono anche detenuti, dentro la stanza dell'altra dottoressa, di un'altra PO, che poi non sapendo interpretarli stanno lì a volte li fa leggere al pubblico, a volte no, insomma, boh, non voglio far critiche visto che non so, però io ho sempre notato questa cosa che secondo me era come urbanistica, no? Un contratto di quartiere che ha un finanziamento minimo di 1.500.000 euro non può essere non considerato urbanistica, no? Perché rientra nella PO di affari complessi, vengono definiti perché sono tutte le cose anche con la regione, cioè con altri. Ho capito, ma oltre il finanziamento non c'è niente. Ci dovrebbe essere, diciamo, anche lì una sinergia. Per quanto riguarda le centralità che sono afferenti al dipartimento urbanistico, c'è un ufficio nel dipartimento urbanistico che tratta proprio delle centralità urbane. Il municipio che competenze ha in questi casi? Allora noi siamo andati, io sono andata a una conferenza di servizio per la centralità metropolitana della Storta. Sì. In cui praticamente si rinuncia ai servizi, quelli metropolitani, no? Che doveva offrire il polo, perché è dichiarato decaduto come centralità, ma in realtà se leggete proprio non c'è scritto da nessuna parte che sono decadute le centralità metropolitane. No, infatti non c'è scritto da nessuna parte. Quindi la conferenza volgeva a questo, ormai le centralità metropolitane sono fallite, qui da noi sarebbe. E quindi si è fatto un incontro con un Development SRL, lì, insomma, con un privato, si chiama così, Development SRL. Vabbè, basta che si vede anche su internet, uno digita Development SRL, c'è tutto il progetto della Storta, in cui vengono insediati notevoli metri cubi di residenziale e gli standard adeguati a soddisfare solo quei metri cubi di residenziale, non ad offrire funzioni metropolitane
come nasceva. Vabbè, questo fa la fine della centralità della Romanina, della Bufalotta, che nascono per un motivo e poi vengono trasformate in metri cubi di residenza. Comunque anche in questo caso, avendo la documentazione rispetto alle conferenze dei servizi aperte, riusciamo a intervenire. Perché pure qui, per esempio, si riferiva il fatto che comunque il comune aveva un introito altissimo di oneri concessori, quindi a fronte di tutti quegli oneri concessori ho ridotto il permesso di fare un'altra oggiata. La tempistica anche qua, la conosciamo? Siamo tutte alla raffica, le hanno fatte tutte in quel periodo, tra maggio e giugno, tra gennaio, febbraio, marzo, fine, questo. Forse gennaio pure le verrei io. Ok. Okay. Un chiarimento, perché l'ignoranza è forte in materia, ma quando ha detto che le centralità urbane sono decadute, si riferisce pure a quello che è stato, diciamo, l'esito di quella conferenza, quello che ha, come, no, no, che ha permesso di far scaturire l'intervento del privato. L'asserzione politica della città, la polo metropolitano della sorte è decaduto. E chi l'ha detto? Questo è la parte politica. Ma della conferenza dei servizi, però specifica per la storia, esatto, solo per la storia. Io ho capito che tutte le centralità urbane nel municipio nostro, appunto, nel municipio nostro, tutte le centralità del nostro municipio. Scusate, Santa Maria Pietà nessuno ha proposto nulla fino adesso. No, propongono. No, ma che sei andata in conferenza? No, 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 ok, va bene, perfetto. Consigliere Colabello, così chiudiamo. Mi ha scippato la domanda. Vabbè, allora interna, io direi di chiudere qui. Le chiedo, e poi magari mandiamo, diciamo, un atto protocollato dove si chiede di noi, magari io essere messa per copia in conoscenza, così da poter portare in commissione le varie conferenze e soprattutto inviarle al presidente, perché il presidente è, perché ha la delega all'urbanistica, mancando appunto l'assessore, rispetto alle varie questioni, così da poter visionare. Vi ringrazio per la disponibilità. Posso fare un inciso, ma non mano che trovo le cose ve le produco, oppure aspettiamo che volete un pochetto completo, perché non ci sono. No, man mano che trovo le cose. Man mano che rimanda, ognuna di per sé è complessa, voi, no? Ognuna, ma anche non è questa la documentazione, quella poi magari la andiamo qui a vedere noi, cioè anche solo di darci la lista e poi tutto quello che mi hanno fornito, perché a volte si andava là in cui magari io avevo soltanto la convocazione, dice si allega, ma il materiale non era allegato, magari perché l'hanno mandato in un unico CD, era rimasto fermo nella sede del Quirinale, qui era la parte, diciamo, a Battistini anziché venire giù da noi, pure così era successo. Ma quindi su Papino non è stata fatta nessuna conferenza dei servizi? No. Che io ripeto, dove si è andata, no, se ci hanno mandato un collega al posto mio, che io ero mandata. Io non ci sono. Comunque, tra la documentazione che abbiamo richiesto, ci sono tutte le conferenze dei servizi aperte. Sì, questo. Okay. Va bene, io chiuderei qui. Breve promemoria per i commissari: sono uscite fuori svariate questioni, in parte che riguardano l'organico, l'ufficio e la stazione dell'ufficio. Una cosa che possiamo affrontare è anche la semplificazione del pagamento a questo punto, nel senso che forse non possiamo incidere, però qualche proposta che non tolga troppo tempo ai lavori della commissione la possiamo anche fare. E va bene, poi la maggiore collaborazione avviene dappertutto così, o c'è qualche municipio virtuoso che ha una gestione diversa dei pagamenti? Magari prendiamo l'idea se funziona. No, ma io non credo che si possa fare. È una delle varie cose complicate, lo abbiamo, però, perché secondo me un maggio ce l'abbiamo di proposta, e poi se non vi accolta è pazienza. Chiudiamo. Sì, vai, chiudi, poi volevo fare una domanda io. No, di fuori della commissione. No, volevo chiedere una mia curiosità di fuori della commissione. Se è utile per la commissione, non è utile. Okay, va bene, allora chiudiamo la commissione. Volevo sapere in genere.